recuperata dall'Orlandina, ma persa e recuperata ancora dal duo americano di Verona, che vanno a segno Corata. Fly perde palla con il tocco di Moretti. Verona arriva al tiro da tre punti, va in penetrazione che scarica su Gai. Grande visione di gioco di Moretti, che di Verona adesso, che prova ad inventare con Severini, che trova libero dall'altro, dall'angolo. 10 punti e 9 rimbalzi di media a partita, una doppia doppia di media, non è niente male, anche se in Serie B. Comunque, se non si, se non Verona, che sbaglia un canestro, Capotornando ne approfitta volando in transizione proprio con comunque rimaneva in attacco perché è riuscito a sporcare il pallone, finito poi vicino a un difensore, e fa il suo esordio Diouf al Palafantozzi, mentre arriva la Trisce. Cosa volesse fare Capitan Laganà? Ha sbagliato completamente il passaggio nei confronti, male la squadra di Capotornando. Fortunatamente alla fine Verona non ne approfitta, sbagliando un canestro dell'azione al termine dei 24. La palla arriva forse al meno indicato a Green, che realizza in 3 con Verona in attacco, che in questo momento fa circolare palla con il playmaker occulto di questa squadra. 5 assist per lui, essendo un mezzo lungo e tanta roba, Roselli, che naturalmente innesca. 25-31 il punteggio in favore di Verona. Il gioco riparte con Johnson, che scarica su Flavio Gai, che prova e realizza. Orlando, che riesce in questo momento a mantenersi sempre in contatto. La palla adesso ricevuta dal capitano della Tezenis, che a sua volta scarica su Candussi. E c'è un fallo in attacco. L'operaia va in paradiso, è il caso di dirlo. Del Debbio, che sta veramente dando l'anima in difesa in questi minuti, chiamati in campo da coach Sodini, e realizza una tripla che vale tanto oro quanto pesa. È una circolazione di palla che sicuramente, che adesso in questo momento ha servito Tomassini. La palla arriva allo stesso Green, che riapre per Roselli, che realizza tre punti. Magari non se la sentono di fischiare. Il pallone comunque viene gestito ottimamente da Samuele Moretti, che trova lì capitano Tomassini per quanto riguarda gli scaligeri. Tomassini che scarica su Severini, trova il suo compagno che realizza la tripla, Bobby Jones. Quindi la seconda fase che ci sarà, ci saranno 6 giornate dal 25 aprile. E arriva la tripla che ho con tanta intensità in attacco, non consentendo questi canestri da 2 rimbalzi, ma poi la palla ce l'ha Floyd, che innesca Johnson e realizza i 2 punti da sotto canestro. La palla comunque è recuperata da Fly. Un mismatch a favore di Verona, con Johnson marcato da Fly, da Gai, scusate. Adesso da Fly da 3 realizza il 61. Adesso funge da playmaker quasi, riesce a dare il pallone comunque a Roselli, sotto a Candussi. Ben marcato da Moretti, ma realizzata di Moretti su Candussi. E arriva la tripla di Phil Green, nonostante probabilmente il rimbalzo conquistato da Jordan Floyd, che passa la metà campo, penetra in aria, prova addirittura il tiro e realizza 2 punti. Il blocco di Candussi gli dà la sfera, che a sua volta da Severini riapre per Roselli, che da 3 punti realizza, che non riesce ad avere dal punto di vista esplosivo fisicamente parlando, e viene sostituito dal fosforo, che è veramente in eccesso. 7 secondi alla fine, che perde però il pallone conquistato da Phil Green, che si appoggia su Floyd ma realizza. Gli arbitri hanno deciso di non fischiare più già da oltre un minuto, e quindi Capotornando finisce anche con questa sconfitta. Sì. Capotornando perde in casa 76-83 di 7 punti.